Buonasera a tutti, bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Parliamo ancora di guerra, ma c'è una svolta importante sul fronte dei negoziati, poiché quest'oggi il premier ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a fare un passo avanti appunto sul fronte dei colloqui con Putin. Tuttavia è disposta a trattare con la Russia soltanto se l'esercito russo lascerà il paese. Dunque l'Ucraina è pronta ad un passo avanti nel fronte dei colloqui, ma senza ultimatum da parte di Putin, e ribadisce quanto aveva affermato proprio il nostro premier italiano Mario Draghi, ossia che l'Ucraina vincerà la guerra. Tuttavia ha riscosso una forte opposizione da parte di Mosca la decisione della Finlandia di entrare nella NATO. Infatti proprio quest'oggi il paese ha dichiarato ufficialmente alla sua adesione alla NATO. Questo, secondo il presidente Putin, aggraverebbe non di poco la situazione del conflitto, quindi lo scenario nel conflitto ormai globale, poiché appunto la Finlandia si sarebbe così apertamente schierata da parte dell'Occidente. E dunque, secondo quanto riferito dalle autorità di Mosca, da domani potrebbe partire lo stop del gas russo proprio in Finlandia. Nonostante appunto la decisione che risaliva al 23 maggio di fermare i flussi di gas in Finlandia a causa del mancato pagamento in rubli da parte del paese, quest'oggi, da domani appunto, potrà appunto verificarsi questo scenario. Dunque la Finlandia dovrà presumibilmente trovare appunto delle altre provvigioni da altri paesi appunto per il gas. E non solo il gas, ma anche le derrate alimentari, anche il grano costituisce appunto un forte peso nello scenario globale. Infatti Putin ai suoi colleghi, quindi al Parlamento, ai membri del Parlamento, quindi della Duma, ha dichiarato che se l'Occidente continua a emanare delle sanzioni così forti nei confronti della Russia, quindi riferendosi anche al recente annuncio della Finlandia, ciò potrebbe aggravare il rischio carestia che molti paesi si stanno registrando negli ultimi tempi. Quindi da più di 2 mesi a questa parte, dall'inizio del conflitto, molti paesi non possono più avere il grano che proviene proprio dall'Ucraina. Quindi la carestia di derrate alimentari, secondo Putin, deriva non solo appunto dalla situazione globale e dal conflitto, ma dalle tante sanzioni che la Russia sta subendo negli ultimi mesi. E queste sanzioni, secondo il presidente della Federazione Russa, andranno a aggravare non la situazione in Russia, poiché la Russia appunto ha le sue provvigioni, ha i suoi modi per garantire ai civili le provvigioni, ma aggravano semplicemente la situazione nei paesi che le impongono. E poi infine continuiamo a parlare dell'acciaieria Azovstal, poiché secondo quanto riferito dal capo del battaglione Azov, dal comandante del battaglione Azov, i civili che erano presenti all'interno della fabbrica sono stati tutti evacuati. Rimangono tuttavia i 30 soldati che sono gravemente feriti e non hanno delle cure mediche per poter appunto curare le proprie ferite, e dunque arriva da parte delle autorità regionali l'allarme per organizzare dei piani di evacuazione per portare in salvo questi 30 soldati. Queste sono le notizie di oggi. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento con Flash News ci sarà domani, sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.